La vittoria è stata veramente una grande cosa per me, perché battere Diego lo conosco da quando ero bambino, un fenomeno toscano come me. Quasi mi dispiaceva passarlo, perché l'ho sempre visto, nonostante sono più grande di lui, come un grandissimo corridore. E che dire, al di là della vittoria penso di aver fatto un bel numero di corsa, e chi ha visto oggi la gara e chi la vedrà magari in differita lo capirà meglio di me com'è andata. Ma la vittoria penso che è la prima, no, la terza mia nei professionisti, considerando una di categorie, due di categorie minori al Venezuela. Comunque le vittorie fanno in tanti. E quest'anno è stato veramente un anno sfortunato, perché ho avuto una lussazione neanche due mesi fa, ho recuperato a tutta per essere pronto allo Utah, aspettavamo un invito al Canada che non abbiamo avuto alla vigilia, erano tutti percorsi adatti a me. Ho tenuto duro allenandomi fino al Tritico, che avevo già fatto terzo all'agosto del 2013, e insomma mi hanno tamponato in discesa l'ultima volta, eravamo già rimasti una ventina davanti, mi sono dovuto fermare perché mi si è rotto il cambio. Oggi ho corso un po' da pazzo, però ripeto, non è la vittoria per me. Per me una cosa che mi fa comunque commuovere, che la sanno soltanto persone a me veramente vicino, è che fino a domenica ero a fare il pizzaiolo dove abito io. Questo per me non è il mio lavoro. Questa per me è una passione, perché queste squadre è dura sopravvivere. Il mio direttore Frassi lo sa, la mia ragazza anche, i miei genitori. E fino al giorno prima di venire qua ero a lavorare. Spero che le persone che mi stanno vicino veramente mi diano una mano, e soprattutto chi conta più di loro, il manager di altre squadre, il CT Davide Cassani, con il quale un bellissimo rapporto mi sono sentito anche due giorni fa. Spero veramente mi diano una mano, perché penso di meritarmela. Se sono arrivato fino a 29 anni ancora una piccola squadra è perché sono stato quasi tre anni fermo per un brutto incidente. Comunque non voglio fare pena a nessuno, spero veramente che chi capisce un attimo di ciclismo mi dà una possibilità.